che vi ho pagato. Partiamo con un po' di valutazioni. Io mi sono confrontata con tanti compagni per capire oggi quali erano le ragioni che ci rivedevano qui, quali erano le cose importanti da dirci e quali erano forse le primissime indicazioni per andare avanti, sperando che ovviamente però queste indicazioni e queste valutazioni vengano principalmente dai compagni che parleranno a tutti i territori e che proveranno a raccontarci, nonostante il tempo brevissimo. E mi scuso e ci scusiamo tutti se non riusciranno a parlare tutti quelli che ci avevano chiesto, ma era davvero impossibile. Ci proveranno a dare delle indicazioni che sono delle indicazioni su come andare avanti, perché una cosa è certa, e questo teatro lo dice, che indietro non si torna e che andiamo avanti. Su questo cioè che siamo di più di quanti non fossimo quando abbiamo fatto le altre assemblee, diciamoci la cosa brutta, e cioè che la Lega e i 5 Stelle hanno preso un sacco di voti. E parto da questo, perché nella prima valutazione che ci dobbiamo fare, visto che siamo qui perché siamo contenti di incontrarci, per capire come andare avanti, ma anche certamente per dirci come sono andate le cose, ci dobbiamo dire questo, e cioè che c'è stato un voto, un consenso fortissimo per queste due formazioni. Allora noi abbiamo provato, parlo al plurale perché appunto mi sono confrontata anche con gli altri, abbiamo provato a dare una valutazione, una lettura a questo consenso enorme che hanno preso queste formazioni. Certamente c'è l'elemento del razzismo, certamente ci sono tanti elementi deteriori, però c'è una piccola cosa che ci possiamo dire e che forse tutto sommato, come dire, ci può fare gioco, può essere un'indicazione importante per noi. Chi ha votato? Certamente 5 Stelle, ma forse al nord anche la Lega, questo lo diranno meglio di me certamente i compagni che vivono quei territori, l'ha fatto perché voleva buttare tutto giù, perché non ce la fa più, perché si sono scocciate le persone, perché non hanno sopportato un tipo di governo che fosse penalizzante per le classi popolari, non hanno sopportato i tagli alla sanità, non hanno sopportato il fatto che i diritti dei lavoratori venissero stramazzati. E che diciamo se ne dica, che ne dica Calenda, io oggi ho detto la dichiarazione, diceva questa è la crisi dell'Occidente. No, non è la crisi dell'Occidente, è che avete fallito, è il problema che ci avete massacrato e vi hanno voluto mandare a casa. Purtroppo l'hanno fatto in un modo che certamente non ci soddisfa, perché noi sappiamo che queste formazioni che si presentano come il nuovo, come qualcosa che vuole rinnovare, che vuole cambiare, che vuole trasformare, di nuovo non hanno niente. È soltanto un maquillaggio, è soltanto una facciata. In realtà hanno giocato sui più bassi istinti, hanno giocato sul razzismo, hanno giocato su un populismo becero al quale noi non dobbiamo, non ci vogliamo accodare. Eppure appunto possiamo prendere questa indicazione e dirci una cosa, che quindi esiste una prateria, un territorio sconfinato da conquistare. E sebbene penso che tutti quanti noi il 5 mattina ci siamo svegliati con un po' di mal di pancia, ci siamo svegliati insoddisfatti per un risultato che speravamo certamente fosse migliore, che volevamo fosse migliore e che ci siamo impegnati al massimo perché fosse migliore, ci dobbiamo anche dire, e quindi questo è certamente un dato su cui si deve riflettere, un dato a partire dal quale dobbiamo capire come migliorare, cosa aggiustare, su cosa andare a intervenire, ci dobbiamo anche dire che però c'è tutta un'altra storia anche da raccontare. Io spero, se mai vedo quel video, che il video racconti anche un po' questo, che è quello di tanta gente che è tornata a fare politica, di assemblee territoriali che non solo sono andate bene durante la campagna elettorale, ma che stanno andando benissimo adesso, perché la cosa incredibile è che sono state riconvocate almeno in 50 città, questo almeno è il dato che ho io, non so se ne siano state riconvocate ancora, sono state riconvocate in 50 città le assemblee territoriali e sono state partecipatissime. Allora, il risultato è un risultato deludente, certo, ma com'è possibile, ed è questa la domanda che mi sono fatta io e che penso ci dovremmo fare tutti, com'è possibile che di fronte a questo risultato sia più di prima? Com'è possibile che in questo teatro non c'entriamo? Com'è possibile che sono state convocate 50 assemblee? Qual è la spiegazione che vi date voi? Io vi dico la mia. E cioè che noi abbiamo sentito una necessità, che è una necessità storica, e abbiamo sentito che c'è un'occasione, altrimenti saremmo tornati a casa e non staremmo qui stamattina, non staremmo qua a riempire questo teatro, non staremmo a continuare a lavorare sui territori nonostante la fatica di 3 mesi.
fatto campagna elettorale e poi vi giuro che non ne parlo più, che hanno fatto campagna elettorale e ci hanno raccontato, quando era la Lega, le 5 Stelle, che volevano entrare in contrasto con l'Europa e con i suoi diktat, che hanno detto che volevano abolire la legge Fornero, che dovevano buttare giù il Dobstat. Io li sfido e dico ora lo facciano, perché i numeri ce l'hanno e ci dimostrano, facciano le provocazioni e ci dimostrano. Dico questo perché so che non lo faranno, lo dico perché ho la totale, assoluta certezza che non lo faranno, perché sono chiacchiere e perché il vecchio travestito anche male, e quindi non faranno neanche quelle stesse cose che loro hanno detto che avrebbero fatto e che loro hanno promesso, di questo sono certa. Adesso però veniamo a noi e a capire cosa dobbiamo fare. Anche su questo soltanto due parole. Quello che è certo, l'esigenza che viene dappertutto è quello di una democratizzazione del processo di potere al popolo. Noi dobbiamo fare in modo che il tesoro che abbiamo accumulato in questa brevissima campagna elettorale, e cioè le tante persone che si sono avvicinate o riavvicinate alla politica, le tante persone che ci hanno dato fiducia, i 400.000 militanti che ci hanno votato, perché chiamiamoli con il loro nome, perché votarci in questo momento e in questo cataclisma significa darci una fiducia e darci un consenso che è enorme, perché sarebbe stato facile prendere altre strade. Ebbene, a tutte queste persone noi dobbiamo un processo democratico, un processo nel quale loro possono decidere. E come si fa? Intanto non dando per scontato niente. Voi sapete, c'è un coordinamento, ci sono dei portavoce, io stesso sono una portavoce. Tutto questo va rimesso in discussione. Io sono chiara su questo. Bisogna uscire dall'emergenza. Fino adesso abbiamo lavorato sull'emergenza, ora dobbiamo lavorare sulla costruzione e quindi capire come attivare un processo di partecipazione. Ci sono, c'è il rischio di sbagliare, c'è il rischio di fare dei passi falsi. Se noi ora sbagliamo, adesso abbiamo la vera sconfitta, perché deludiamo quei 400.000 che ci hanno detto io credo in voi, a prescindere dallo sbarramento, a prescindere dal 4 marzo, a prescindere dalle elezioni, io sto con voi. Ed è per questo che oggi noi dobbiamo restituire questo potere che in qualche modo ci è stato dato, e dobbiamo partire con questo processo, capire come farlo, a partire dai portavoce, a partire dal coordinamento di potere al popolo. Questo è quello che io penso. E sui portavoce aggiungo questo e vado alle conclusioni, perché appunto non voglio rubare troppo tempo. Io penso che, e vi dico questa cosa diciamo personale, io non so come andranno i prossimi mesi, non so cosa faremo, certamente so che dobbiamo riaggiornarci, certamente so che fra qualche mese, a partire da quelle che sono le varie scadenze politiche, le varie scadenze delle lotte sociali, dobbiamo trovare altri momenti, sia sui territori ma anche nazionali come questo, per confrontarci, per parlare, per incontrarci e per mettere a verifica il cammino che avremo fatto nei prossimi mesi. So che, come dire, questa è l'unica certezza, appunto, che andiamo avanti. Non so cosa farò io, cosa faremo noi, eccetera, però allora, visto che non so quante occasioni ci saranno, ancora voglio dire una cosa. E ciò che ed è personale, scusatemi se mi rubo questo tempo per una cosa personale. Io non lo so se ho fatto bene o ho fatto male, parlo di me proprio, non so se ho fatto bene o ho fatto male, potevo fare meglio. So che sono stata onorata di poter portare una voce, e spero di averlo fatto bene, nei limiti delle mie possibilità, nei limiti di una campagna elettorale che è stata inquinata da discorsi e da colpi bassi continui, in cui hanno provato a metterci a tutti i costi all'angolo, hanno provato a giocare sugli opposti estremismi, hanno provato a giocare su qualsiasi dichiarazione, hanno provato a farci male. Io dico che per me oggi è l'occasione per ringraziarvi di una fiducia che alcuni diciamo
delle cose buone, ci saranno stati degli errori, non sta a me ovviamente fare autovalutazioni, ma io ho sentito sempre in questi mesi, e spero che l'abbiano sentito tutti i compagni che si sono candidati, che sono stati diciamo più esposti, sempre, sempre la responsabilità e l'entusiasmo di questo processo, e spero almeno questo di averlo portato. Vado all'ultimo elemento pratico, come andare avanti. Intanto io credo che noi oggi dobbiamo trovare delle cose concrete da fare, delle campagne, delle proposte. Certamente ci sono alcune che già sono state avviate. C'è la LIP scuola che va portata avanti, credo si stiano raccogliendo le firme qua fuori al banchetto. Cioè ci sono le questioni legate al reddito, le questioni legate alle lotte sul lavoro, alle lotte ambientali. Oggi ne parleremo, ci sono tanti interventi che ne parleranno. Io spero che poi nelle assemblee territoriali questo possa essere rielaborato e possa essere portato avanti ciascuno con le proprie specificità. Penso che abbiamo avuto un merito, un piccolo merito di aver iniziato a mettere in rete tante lotte, tanti conflitti e di averle rese in qualche modo più potenti. Se faremo questo, allora veramente il nostro percorso sarà importante e il nostro percorso avrà significato qualcosa e continuerà a significare qualcosa. E un'ultima cosa sull'entusiasmo e chiudo davvero. Io penso che essere entusiasti in una situazione così terribile, essere entusiasti appunto con la Lega che cresce, col razzismo che cresce, col sessismo che cresce, con la Isoardi che dice che deve rimanere in ombra e tutte le altre storie, c'è poco di essere allegri. E però senza allegria e senza entusiasmo non si fa niente. Io penso che, e dico questo alla faccia di chi ci vuole tristi e alla faccia di chi ci vuole scoraggiati, guardate questo teatro, non ci avete abbattuto, non ci avete fiaccato, e riprendo quello che dice Henry Miller, e cioè che in realtà sorridere è un altro modo per mostrare i denti, e noi stiamo mostrando i denti e gli strani.